Volo radente ma costante dato a 4 zecchini. Volo davanto ma con schianto 7 zecchini. Fate il vostro gioco. Sei uscito da tutta città! Queste strade non esistono! Devi tornare a tutta città! Forse è meglio chiedere a qualcuno. No, io mi vergogno, chiedi tu. Non posso, sono il pilota. Aspettiamo che chiedano loro. L'assassinio non è peccato. A volte è una violenza necessaria nei riguardi di forme di esistenza refrattaria, unificate, paralizzate, di forme che hanno cessato di essere interessanti. Ne hai di lavoro, eh? Ne hai di lavoro. Primo giorno. Primo giorno, eh? Io di quella fogna tante volte ti ho detto di non ripetere quello che dico. Tante volte, capo, tante volte. Guarda! 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 Fumagalli era un gesuita, era stato un discepolo di Athanasius Kircher, un uomo vissuto nel XVII secolo che godeva di grande considerazione e stima tra gli alchimisti. Fumagalli era un vero genio, aveva scoperto che nell'occhio umano le immagini vengono impresse brevemente sulla retina, pertanto possono essere catturate. Momenti di vita possono essere conservati e sopravvivere alla morte e al disfacimento. Lo strumento per catturare le immagini era un essere umano che veniva costretto a fissare una composizione. La morte istantanea era provocata dalla frattura della vertebra occipitale. Carpe non mortis suspectum, roculus tuus. Dici, pici. Pissi, pici, pici, pissi, pissi, pili, prri, non te raga più! Pici, pissi, pili, prri, pici, pissi, pili, prri, non te raga più! Dici, pici, pissi, pili, prri, dici, pici, pissi, pili, prri, prri, dici, pici, pissi. Questo sembra quasi un reggae. È vero. Sì, non te raga più! Direttamente dall'Eterno, la mia elezione divina. Su di me cade il peso delle sorti umane e io voglio una chiesa cristiana, una chiesa dove vedi la parola del Signore. Come posso io credere in questo se tu vivi lo fraticello più stanco? Sarracina si è scocciata ad aspettare. Certo, poraccio, tutta la vita condannato a far del male al prossimo. Chissà, può essere pure che sono tutte coincidenze. No.